Allora, intanto che cos'è la luce UV? La luce UV, gli anglosassoni la chiamano la luce nera, la black light. Infatti noi stiamo parlando di black light art. La luce UV è una luce che è stata inventata negli anni 30, che si utilizza molto per esempio in ambito del restauro per vedere i differenti pigmenti utilizzati nel tempo. Pigmenti differenti hanno reazioni differenti sotto luce ultravioletta, quindi questo aiuta i restauratori per capire quali sono le zone ritoccate dei dipinti, per esempio. Sino a diciamo, qualche anno fa, sul mercato le luci ultraviolette che erano presenti erano quelle usate da Lucio Fontana, per esempio, all'Hangar Bicocca, quindi erano delle luci a bulbo, la tipica luce ultravioletta, luce a bulbo. Qualche anno fa sono state introdotte nel mercato le luci neon UV. Recentemente sono state introdotte anche le luci LED UV, quindi per chi ha seguito i corsi magari di Forcolini conosce quali sono le differenze tra le varie tipologie di luce. È da poco più di un paio d'anni che sono state introdotte sul mercato anche delle luci luci LED ultraviolette, cosa prima mancavano sul mercato. C'erano le luci LED bianca, rossa e verde, le luci diciamo fondamentali per creare tutta la gamma dell'arcobaleno, non erano presenti sul mercato le luci ultraviolette. Sono state introdotte un paio d'anni fa, queste lampade sono lampade sul mercato anche a basso costo, che permettono di mostrare sia le luci RGB che le luci UV. Le luci RGB sono quelle tipicamente che vedete negli spettacoli teatrali, quando si vede anche in televisione tutti quei giochi di luci, quegli effetti di luci, sono tutte lampade di questo tipo che hanno la parte RGB. Non hanno magari però diciamo, la luce ultravioletta. Allora, torno alla nostra esposizione in Regione Lombardia, della quale ha già parlato Gaetano in precedenza. Allora, qui vedete alcune immagini relative a quell'esposizione. Allora, per quell'esposizione, come dicevo, abbiamo utilizzato questa lampada. Qui vedete le caratteristiche principali della lampada, il davanti, il retro e il telecomando. Caratteristica di questa lampada è che è una lampada digitale. Le lampade RGB hanno queste caratteristiche rispetto alle lampade neon, per esempio, del passato o altri tipi di illuminazione, che possono essere comandati attraverso il digitale. Non sono lampade analogiche, sono lampade che possono essere comandate da un software, da dei programmi, da un segnale digitale. Come le abbiamo usate? In Regione Lombardia, io non ho foto, però forse si è intravista nelle foto che ha fatto vedere prima Gaetano, ci sono dei binari sui quali è montata l'illuminazione museale normale, quindi ogni museo c'è tutto bagnato qua. Ogni museo ha una sua illuminazione. Ha una sua illuminazione già presente. Nel caso di Regione Lombardia, questa illuminazione è realizzata attraverso dei binari Guzzini che permettono di introdurre lampade tipo questa, si agganciano al binario. Questo binario fornisce l'elettricità. Okay. Questa è la lampada che noi abbiamo sostituito con le lampade. Con queste lampade. Come abbiamo fatto per sostituirle? Abbiamo banalmente tolto dal braccetto, staccato la lampada, abbiamo preso l'elettricità, abbiamo portato fuori sostanzialmente un cavo, che è il cavo di alimentazione, e poi abbiamo agganciato al braccetto il braccio di queste lampade. L'estetica di queste lampade non è granché, sono lampade da teatro, sono lampade usate per gli spettacoli musicali, e
Nell'intervento di settimana scorsa si è anche accennato, Russo ha anche accennato all'importanza di avere delle lampade leggere, piccole, flessibili, potenti, con il fuoco che si può muovere. Ecco, queste non hanno nessuna di quelle caratteristiche. Però per le nostre problematiche particolari, che includono anche l'ultravioletto e che includono l'RGB comandabile da software, queste sono le uniche presenti sul mercato, sono tra le poche presenti sul mercato. Magari tra 2-3 anni ci saranno delle lampade molto più flessibili, molto più piccole, che vedremo poi di utilizzare. E con queste che queste sono le stesse lampade che si useranno anche a Spoleto, quindi sono quelle che verranno utilizzate nel vostro progetto. Allora, qui sono delle slide che riguardano le caratteristiche di queste lampade. Ovviamente questo materiale è scaricabile al link che si vede sotto, non lo descrivo ulteriormente, poi quando avrete le slide potrete andare a scaricare il materiale e vedere tutte le caratteristiche. Ci sono delle specifiche di lampada, il voltaggio e tutto quanto, sono tutte caratteristiche abbastanza standard, quindi queste lampade non hanno nessuna problematica particolare. Allora, che cos'è la tecnologia DMX? Allora, la tecnologia DMX è quella che viene utilizzata per, come ho detto, per gli spettacoli musicali, viene utilizzata, permette di comandare le luci attraverso o del software o delle centraline tipo quella che si vede, quindi attraverso dei tasti, una programmazione manuale. È una tecnologia che richiede sostanzialmente che ha un vincolo rispetto alle illuminazioni normali. Richiede che tra una lampada e l'altra corra un cavo che è il cavo del segnale digitale. Quindi, oltre al segnale elettrico che viene preso dal binario, come per esempio è successo in Regione Lombardia, esiste l'esigenza di far passare un altro cavo che passa da una lampada all'altra e che è il cavo che porta il segnale digitale. Questo segnale digitale viene poi comandato dalla centralina manuale o dal software. Nel nostro caso, in Regione Lombardia e anche a Spoleto, useremo questo software. È un software free, gratuito, scaricabile dal sito che vedete sopra, e permette di comandare i cicli di luce, perché io vi ho fatto vedere attraverso il telecomando manuale lo spegnimento e l'accensione dell'UV o della luce bianca. Questa lampada ha anche gli altri colori, volendo si possono accendere anche gli altri colori per rendere magari l'ambiente un po' più ambrato, insieme all'UV si può accendere magari il blu in maniera che i colori siano un po' più dolci, eccetera. Tutte queste caratteristiche sono comandate dal telecomando manuale, ma ovviamente possono essere comandate e temporizzate attraverso dei cicli software che vengono programmati attraverso questo strumento. Di questo voi ovviamente non dovrete fare nulla, dovete soltanto semplicemente sapere che la tecnologia che comanderà l'illuminazione richiede un cavo digitale che passa attraverso tutte le lampade e che verrà comandato da un software, da un calcolatore che sarà messo da qualche parte che voi non vedete neanche. Okay? Quindi questo è... direi che questo chiude l'aspetto tecnico relativo all'illuminazione. Passo a... deve collegare, se fosse un cavo unico che collega tutti i pannelli, tutte le opere, diciamo, non so come dovrebbe essere, è molto importante.
importante per come voi distinguete le opere, perché è una cosa che normalmente non abbiamo quando si fanno le altre mostre, è un vincolo molto grosso. Allora, in Regione Lombardia di Mario Agrifoglio sono state esposte 5 opere. Questa è una delle 5 opere. Quest'opera, che è i Cerchi Magici, viene mostrata, illuminata a sinistra sotto luce naturale e a destra sotto luce nera. Il ciclo di luce consente di vedere tutte le fasi intermedie, quindi come abbiamo visto per esempio con l'opera prima di Nino Alfieri, l'opera cambia da un'immagine all'altra. Questi cambiamenti hanno un nome tecnico, diciamo, si chiama il metamerismo, non so se avete mai sentito parlare di questo concetto. Voi non siete, nessuno di voi è sposato, immagino siete tutti giovani, però a me a volte è capitato di uscire di casa, di vestirmi, di mettermi su un paio di calzini che mi sembravano esattamente gli stessi calzini, poi uscire alla luce e mia moglie mi ha subito fatto notare che un calzino era blu e l'altro era nero. Questo effetto si chiama metamerismo, ovvero sotto un certo tipo di luce due colori sembrano lo stesso colore, cambiando luce questi colori cambiano e possono essere anche molto diversi. La luce ultravioletta è una luce che tende a esaltare questo effetto metamerico. L'opera che vedete qua, se notate, da una parte si vedono 5 cerchi uno sopra l'altro, dall'altra si intravedono 2 cerchi e gli altri cerchi quasi spariscono. Poi se guardate ci sono delle linee in basso, delle linee orizzontali che vengono tagliate, poi diventano sotto luce ultravioletta una scacchiera. Quindi esiste proprio una variazione della figurazione che viene esaltata peraltro dallo stile che ha utilizzato mio padre. Mio padre ha utilizzato, come vedete, uno stile geometrico, quindi questi effetti diciamo, nella sua intenzione vengono esaltati dal fatto di utilizzare uno stile geometrico. Passo a un'altra opera che anch'essa era esposta in Regione Lombardia. Vedete, l'opera di sinistra non ha nessun cerchio che compare sotto luce ultravioletta. Ci sono dei giochi solitamente di cerchi che compaiono e scompaiono nelle opere di mio padre. Adesso non so se la resa dei colori sia, no, è assolutamente infedele. Ci sono molti rossi e quindi in questo proiettore probabilmente c'è una carenza di rosso e non si riesce a vedere, non si vede molto. Comunque, quando avrete le slide potrete notare queste differenze in maniera molto più netta. Parlo ancora di mio padre. Mio padre ha iniziato all'inizio degli anni 70, ha conosciuto la luce ultravioletta proprio facendo un'esperienza di restauro. Da questa esperienza si è accorto che la luce ultravioletta poteva essere utilizzata anche non solo come mezzo per analizzare le opere, ma anche come strumento per creare opere. È un'idea che nasce anche da Fontana. Lo stesso Fontana, con le sue ambientazioni, crea delle opere attraverso la luce, usa i colori fosforescenti, luminescenti e usa l'ultravioletto come ambientazione, quindi per far diciamo, cambiare, per mettere lo spettatore in uno stato quasi estasiato, quindi cambia la sensibilità dell'occhio. Nelle prime opere mio padre usava la geometria ma in maniera non grafica, usava delle forme semigeometriche con colori sfumati. Questo stile è stato poi, diciamo, è stato portato verso un gesto grafico più preciso proprio dall'esigenza di mostrare più il comportamento dei colori che altri aspetti della pittura figurativa.
Ecco, qua non si vede praticamente nulla, è inutile che, diciamo, passo velocemente perché pensate che queste sono opere praticamente rosse, rosse che cambiano di colore, qui non c'è il rosso, si vede solo il nero. Le mettiamo tutte sul sito, così possono vedere. Allora, io direi che sono state già date molte informazioni, non mi dilungo molto nel parlare di mio padre. Diciamo che la ricerca artistica di mio padre è nata con lo studio della Bauhaus, con lo studio fa riferimento a pittori storici come possono essere Itten, Albers, però non sono, diciamo, oggetto del progetto, diciamo, è uno degli artisti che fa parte del progetto. È un artista storico perché è stato il primo a indagare in maniera così importante l'effetto metamerico e l'effetto dell'ultravioletto, però è uno dei tanti artisti che sono presenti nell'esposizione. Nelle slide io ripercorro un minimo la sua carriera, ripercorro e mostro alcune opere, ma lo passo velocemente perché mi rendo conto che la lezione è già stata piuttosto lunga. Cito soltanto una cosa, un'ultima cosa che può essere interessante sapere, è che la luce utilizzata in arte, la miscelazione dei pigmenti, la miscelazione delle luci, hanno delle leggi diverse. Come sapete, miscelando un giallo e un blu otteniamo un verde come pigmenti, invece miscelando delle luci gialle e blu otteniamo degli altri colori. In realtà una è la sintesi sottrattiva, l'altra è la sintesi additiva, hanno comunque delle regole tricromatiche. Però sono diverse, quindi tutta la tecnologia relativa ai televisori usa la sintesi additiva, che è quella di luci. Tutte le opere, tutti i pittori usano le tecniche di sintesi sottrattiva. Sotto luce ultravioletta queste due sintesi non valgono. Quindi sotto luce ultravioletta l'artista non ha, diciamo, un percorso guida già tracciato, non esistono delle regole che permettono di ottenere un colore miscelando degli altri colori, e quindi queste regole deve cercarle nella propria esperienza personale, e questa è una complicazione alla quale si sono trovati di fronte tutti gli artisti che espongono in questa serie di mostre. Direi che posso terminare qua. Su Maria Grifoglio magari leggete le slide, se avete necessità di avere qualche informazione ulteriore potete pure scrivermi, potete cercare sulle informazioni sul sito della fondazione. Direi che termino qua l'intervento. Se avete delle domande. Sì, su Maria Grifoglio c'è una pagina Facebook, quindi potete cercare Maria Grifoglio su Facebook. C'è un sito che è il sito della fondazione, anche se ormai risale a qualche anno fa, quindi un po' andrebbe rinnovato. Ho anche una pagina personale dove, se cercate Fabio Grifoglio su YouTube, trovate una pagina personale dove ho messo una serie di video, perché questo tipo di opere è molto bello vederle nella loro variazione dinamica. Quindi non soltanto fotografie sotto luce solare o sotto luce UV, ma è bello vederle mentre variano dall'una all'altra. Quindi questo viene realizzato attraverso dei video. E sul canale, su YouTube, trovate una serie di video che mostrano queste variazioni. Direi che ho concluso. Grazie.